Luci ed ombre escono dalla COP26 di Glasgow. Nel documento finale, la novità più rilevante è senza dubbio la volontà dei paesi a mantenere il riscaldamento globale sotto 1,5 gradi dai livelli preindustriali. Il documento fissa anche l'obiettivo minimo della decarbonizzazione per gli stati firmatari, con un taglio del 45% delle emissioni di anidride carbonica al 2030 rispetto al 2010 e zero emissioni nette intorno alla metà del secolo. Il testo invita i paesi a tagliare drasticamente anche gli altri gas serra come il metano e a presentare nuovi obiettivi di decarbonizzazione entro la fine del 2022. Il documento invita i paesi ad accelerare sull'installazione di fonti energetiche rinnovabili e sulla riduzione delle centrali a carbone e dei sussidi alle fonti fossili. Le ombre si dispiegano invece sugli aiuti ai paesi meno sviluppati per affrontare la crisi climatica. Il documento invita i paesi ricchi a raddoppiare i loro stanziamenti e prevede un nuovo obiettivo di finanza climatica per il 2024, ma nel testo non è fissata una data per attivare il fondo da 100 miliardi di dollari all'anno in aiuti per la decarbonizzazione. Il documento finale non prevede poi un fondo apposito per ristorare le perdite e i danni del cambiamento climatico nei paesi vulnerabili, uno strumento chiesto a gran voce a Glasgow dagli stati più poveri. Il testo prevede solo che si avvii un dialogo per restituirli. Rilevante infine il ruolo dell'India che, alleandosi con la Cina, ha ottenuto la cancellazione del termine eliminazione sostituito da riduzione, riferito all'uso del carbone nella produzione dell'elettricità. Largo ai giovani del Sud che hanno desiderio di misurarsi con i temi dell'economia circolare. Parte questa settimana infatti il progetto Circular South, lanciato da CONAIE e Doc3 per selezionare sino a 100 studenti e neolaureati del Sud Italia per supportarli nello sviluppo di idee imprenditoriali legate alla sostenibilità. Gli obiettivi del progetto sono quelli di aiutare i giovani a trovare le giuste persone con cui lanciare un'iniziativa d'impresa, conoscere ed utilizzare i principali strumenti per impostare un modello di business, approfondire ed applicare la conoscenza sull'economia circolare. Un programma insomma di training ed incubazione per startup dell'Università di Roma 3, che permette di far confrontare idee giovani con quel mercato che poi darà le relative risposte. Candidature ufficialmente aperte, mentre le attività inizieranno a partire dal 22 febbraio. Una delle sfide principali di CONAI negli ultimi mesi è stato proprio quello di sostenere l'etichettatura ambientale presso le aziende. Insomma, che tipo di esperienza è stata e quanto è stato utile questo sostegno arrivato da parte di CONAI? Allora, diciamo che è stato un anno molto molto intenso da questo punto di vista. Dal settembre scorso, con l'entrata in vigore, diciamo, dell'obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi, che poi arriverà dal 1 gennaio 2022, CONAI si è messo a disposizione delle associazioni e delle rappresentanti delle aziende, ma anche delle stesse aziende, proprio per fare sistema e trovare delle linee guida, arrivare a definire delle linee guida tecniche che possano essere di supporto in questa fase di implementazione del nuovo obbligo. È stato un lavoro molto sfidante. Numerosissimi tavoli di confronto che continuano tuttora, proprio perché le casistiche concrete poi sono quelle più difficili alle quali trovare una risposta effettiva. È stato un lavoro di sistema, ribadisco, che ci ha portato appunto alla redazione di linee guida utili per tutti gli operatori della filiera, a fare anche degli eventi dedicati, webinar, ma una settimana intera di rappresentazioni e incontri con imprese e associazioni, e poi a costruire proprio una piattaforma, un sito dove mettere a disposizione tutte le informazioni, le FAQ, i documenti ufficiali, le buone pratiche, perché devono essere di ispirazione le buone pratiche, per aziende e associazioni. Come lo immagino il futuro? Il futuro lo immagino come un... lo vedo sempre, il bicchiere lo vedo sempre un po' mezzo pieno. Quindi se oggi sono qui e se siamo qui e tutte e tre a lavorare a questo progetto, è perché probabilmente crediamo che si possa fare ancora tanto e crediamo che in realtà la sostenibilità, prima di essere comunicata, vada assunta. Non nascondo che durante questo periodo, questa annualità, questo percorso verso la sostenibilità, ci poniamo come divulgatrici e come mediatrici della sostenibilità, ma questo percorso verso la sostenibilità è diventato un percorso di crescita anche per noi. Quindi è stato importante, perché ci siamo rese conto che quanto tanti
piccole azioni possano fare la differenza e possano cambiare effettivamente il mondo, no? Ma il mondo nel senso della nostra visione personale. E quindi come vedo io il panino nel prato? Lo vedo come un panino che possa lievitare e quindi produrre nuova energia, un'energia rinnovata, più consapevole e più responsabile.